Il Non ci fermate tour del Movimento 5 Stelle ha toccato anche l'Alto Tirreno. A Tortora, tra gli altri, Alessandro Di Battista, che sulla visita di Renzi a Scalea ha risposto semplicemente: mi dispiace, ma non l'ho sentito, stavo in tour, sono sincero. È meglio che parliamo dei nostri contenuti che degli altri. Parliamo del reddito di cittadinanza. Calore e applausi per i grillini impegnati nella campagna elettorale per le elezioni europee. Riprendersi la sovranità nei confronti dell'Europa della moneta e del fiscal compact, un meccanismo di indebitamento dell'Italia nei confronti dell'Europa che imporrà un taglio alla spesa pubblica di 50 miliardi di euro all'anno per rientrare nel parametro del 60% del rapporto debito pubblico PIL, con delle conseguenze ben precise. Questo significherà tagli ai posti letto negli ospedali, privatizzazione, svendita esattamente delle spiagge della Calabria, privatizzazione degli asset che funzionano ancora come le poste, che sono un asset comunque pubblico in attivo. Tutto questo appunto per accumulare dei soldi e darli a questa Europa che ci ha messo davvero con il sedere per terra. Il discorso è che tecnocrati, e Renzi è l'ultimo dei tecnocrati che sta continuando la stessa identica politica di Monti e poi di Letta, in totale continuità, forse con qualche brillantezza comunicativa differente, ma la politica vera, quella sostanziale, identica, ci ucciderà, e fino a che non ci riprendiamo questo futuro, andando anche a ricattare l'Europa dicendo o si fa questo o si esce immediatamente dall'euro, non otterremo dei risultati. Quanto al metodo delle candidature, il Movimento ha presentato ieri un dettagliato regolamento che prevede anche l'ipotesi di costituire gruppi in seno al Parlamento europeo con altre forze di altri paesi, decisione che sarà demandata alla rete nei mesi successivi alle elezioni. Oggi ci concentriamo molto di più nel far capire a tutti i cittadini perché occorre andare in Europa a ridiscutere il fiscal compact, che cos'è il meccanismo europeo di stabilità o il fondo salva stati come un fondo monetario internazionale non deciso da nessuno, con persone non elette che gestiranno nei nostri soldi, soldi che noi daremo all'Europa, e per riaverli indietro dovremo pagare dei tassi di interesse da strozzini. Dobbiamo ora comunicare questo e chiedo anche a voi, e grazie per essere qui, la stampa, che ha un ruolo fondamentale, deve essere il cane da guardia appunto, deve essere il custode della Costituzione, dovete fare le pulci a tutti, a cominciare dal potere, a cominciare da noi, qualsiasi domanda, però dovete anche comunicare le cose importanti, perché se ci fosse stata una stampa libera complessiva in quel periodo, nel 2012, aveste tutti raccontato i drammi del MES, del fiscal compact, dell'euro, della perdita di una banca nazionalizzata, di che significa perdere sovranità monetaria, probabilmente non staremmo a questo livello. Invece ci si occupa del bottone di Renzi, dell'Oden di Monti, di cose francamente che non incidono sul bene collettivo.